vi presento gli ospiti di questa puntata. Paolo Pizzolato di Prima il Veneto, buonasera a tutti. Volevo sentire prima Paolo Pizzolato su questo attentato e questa svolta tragica in questa fase della storia in cui c'è uno scontro violentissimo tra Mosca e Kiev, tra Israele e Hamas. Innanzitutto, direttore, vorrei evidenziare il comportamento animalesco di questi personaggi, così come è successo al Bataclan, così come è successo il 7 ottobre a Hamas nei confronti di Israele, e logicamente ho anch'io le mie opinioni personali. Tanta gente dice che sia stato provocato appositamente dai russi per far rimanere di potersi rivalere contro l'Ucraina. Allora potrebbe essere che tranquillamente che anni e anni fa, quando sono crollate le Torri Gemelle, fossero stati proprio gli americani per scatenare la guerra in Asia che avevano fatto attentati del genere, così come tanta gente crede. Però io dico solamente che siamo contornati di tanti pazzi. Di tanti pazzi che per fare guerra o per esportare armi o per utilizzare le armi non hanno nessuna remora e non guardano in faccia assolutamente nessuno. E non voglio dire pazzi per dire gente assolutamente irresponsabile, è che proprio sono pazzi. La gente che nel mondo fa guerre sono persone che sono pazze. E siamo un po' pazzi anche noi in Europa, sinceramente. Così come vedo governi pazzi. Faccio un piccolo... noi abbiamo detto praticamente che ripudiamo la guerra, che non siamo assolutamente in guerra, eccetera, eccetera. Premesso che il nostro paese a livello costituzionale ripudia la guerra, non ho capito il perché. Noi dobbiamo continuare a mandare ancora risorse all'Ucraina. Ho già detto circa un mese fa, quando ero presente, che a ottobre sono stati votati 1,5 miliardi di fondi per mandarli per pagamento degli stipendi dei pensionati e degli statali ucraini, quando da noi i pensionati continuano ancora a fare una vita grama. Però quello che mi chiedo è che abbiamo parlato che nell'Italia non manderà truppe. L'Italia, il governo italiano, un mese fa ha chiesto che vengano identificati da 60 a 65 mila riservisti pronti a entrare in guerra nel caso dovesse capitare. Cioè, cos'è questa roba qui? Noi non inviamo truppe, ma facciamo questa roba qui. Nel momento esatto in cui noi abbiamo mandato carri armati obsoleti, prima in Svizzera per essere riparati, abbiamo fatto una figura da pirla in una maniera incredibile, e poi mandarli in Ucraina. Nel momento esatto in cui noi mandiamo fondi all'Ucraina per continuare a resistere, dove nessuno parla di un tavolo di trattative, ma Zelensky continua sempre a chiedere solamente armi e soldi, e nessuno fa in maniera di poter calmare questa gente impazzita per la guerra. Vi ricordo che dopo 2 settimane dallo scoppio della guerra in Ucraina c'erano già le trattative in corso, ma chi ha fermato tutto quanto ha dato il via al proseguimento della guerra è stata l'America e la Gran Bretagna, purtroppo, che io vedo favorevolmente il comportamento della Gran Bretagna, però sinceramente in questi momenti sono cose che lasciano molto a desiderare. Però non possiamo dire che noi non siamo un paese in guerra. Queste cose che sono successe possiamo aspettarcelo tranquillamente? L'anno prossimo i PU saranno in piazza San Marco, potremmo aspettarci una cosa del genere? Noi siamo un paese in cui in questo momento è in guerra nei confronti della Russia, siamo un paese che sta patendo e facendo patire la propria gente, i propri civili, per tutto quello che sono state le condizioni in cui economicamente ci hanno messi per cercare di resistere alla Russia. Anche oggi stavo parlando di dazi sul grano turco russo, ma cioè, cosa c'entra il grano turco russo, che noi importiamo tutto dalla Grecia e dalla Turchia? Ci stiamo facendo del male anche noi. Sembrava che fossimo i più bravi a bloccare la Russia, ha iniziato a trattare con l'India, con la Cina. Vi ricordo a tutti quanti che da tangente non è informata che i famosi BRICS, che ho già accennato circa un mese fa, che è la parte economica di Russia, Sud Africa, Cina, Brasile, e che sta cercando di mettere in mano al dollaro, lo sta seppellendo completamente, sono i più potenti e quelli che nel corso degli anni futuri saranno quelli che evidenzieranno tutta l'economia mondiale. E noi siamo qui a parlarci di questo e di quell'altro? Noi siamo in mezzo, siamo un piccolini grandi così e pronti a ricevere attentati da parte di tutti, per cui dovremmo cercare di far capire alla gente che è a casa che stiamo entrando in guerra. Ad Antenna 3 state trasmettendo in questo momento un bellissimo film che parla dei nostri alpini che erano in guerra in Russia. Chi può, oltre a questa trasmissione, lo riguardi, che lo farete vedere altre volte, l'ho visto 10 giorni fa, è un film bellissimo. Ma scusate un secondo, ma sapete che fine abbiamo fatto nei confronti della Russia, seconda potenza al mondo? Ma cosa pensate? Noi siamo appena un calzettino rispetto a loro e ci stiamo mettendo a fare la guerra contro queste persone qui? Vai. Grazie Pizzolato. Poi c'è diciamo il fattore terzo mandato, no? Perché tutto questo bailamme nasce dal fatto che il presidente Zaia non potrà fare un altro mandato, e quindi la Lega dice: in assenza di Zaia noi non ci arrendiamo, faremo fare un gioco facile a Fratelli d'Italia, avremo un nostro candidato, saremo tutti compatti. E il fatto che Salvini poi abbia proposto a Zaia di andare a fare il capolista per l'Europa. Pizzolato.
Io parlo perché do un'opinione personale su quello che sta accadendo in Veneto e do anche un'opinione personale relativamente al movimento Lega Nord, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, perché fino a poco tempo fa, signor Pietro Grandi, io ero il segretario provinciale di Venezia della Lega Nord. Lei forse aveva ancora i dentini da latte, ma io a quell'epoca facevo quel lavoro lì. Perché ho quasi 70 anni, per cui anch'io ho un po' di capelli bianchi come il dottor Tondo. Ma la ringrazio per il complimento. Grazie. Volevo dire solamente questo. All'interno del Veneto sta combattendo una vera e propria lotta nel centrodestra. C'è poco da dire, c'è poco da fare. Si vedono le evidenze all'interno dei comuni, all'interno delle province, all'interno della regione stessa di quello che sta succedendo. La Lega che vuole portare avanti logicamente il terzo mandato di Zaia, sfido io. Chi non vorrebbe mandare avanti Zaia e mantenere il posto che ha adesso senza doversi ritrovare a casa con un calcione nel culo e non avere più 20 anni di poltrone che hanno tenuto fino adesso? E lo dice uno che la poltrona l'aveva. Per cui bisogna essere anche chiari e essere sinceri nella vita. No. Forza Italia con Tajani non sa nemmeno cosa ha fatto dando l'incarico a Flavio Tosi, che lasciamo perdere, non so come abbia fatto Tajani, forse non conosce il Veneto, è stato un suicidio, un vero e proprio suicidio, perché forse chi non conosce Flavio Tosi non sa che fine farà Forza Italia con Flavio Tosi a capo di questa comunità, chiamiamola così. Nella Lega Nord c'è una vera e propria rottura e spaccatura e qualcuno che sta cercando di attaccarsi alla barca per cercare di tenere duro. Cosa succede in questo momento? Succede che logicamente tutti cercano di fare in maniera di dire la loro. Fratelli d'Italia, perché ha ottenuto dei voti e dei risultati eclatanti, e logicamente dicono ora basta, bisogna lasciare spazio nel Veneto anche per noi, perché abbiamo dato, abbiamo ricevuto e queste sono le nostre carte d'identità. La Lega non si rende nemmeno conto ed è lì allibita che sta cercando di fare in maniera di contare i voti perché non può credere ai propri occhi di quello che sta succedendo, e dietro c'è Forza Italia che logicamente spinge per cercare di superare la Lega e portare al tavolo delle trattative tutto quello che può. Questo è quello che sta accadendo in Veneto ed è la regione di centrodestra più potente che poteva esserci. La mia regione, che ho conosciuto come le mie tasche, con gli incarichi politici ed amministrativi che ho ottenuto e che ho avuto anch'io. Poi una cosa, breve parentesi, perché cerco di fare anche un intervento che non sia tanto pesante, che non sia grande, direttore. Le elezioni, lasciamo perdere le elezioni di Chioggia, quello che sta accadendo a Chioggia. Chioggia è sempre stata una piazza molto difficile. Se c'era il centro-sinistra litigava, se c'era il centro-destra litigava. Con i chioggiotti bisogna stare attenti a quello che si dice, perché qualsiasi cosa è sintomo di permalosità. Bassano de Grappa con Nicola Finco. Io Nicola Finco lo ricordo quando aveva i pantaloncini corti. Era uno dei miei ragazzi che si muoveva in giro per le province quando andavamo a attaccare insieme i manifesti. Nicola Finco si è candidato a Bassano del Grappa probabilmente per due motivi, spero per lui, visto che non è assolutamente una cattiva persona, che possa andargli bene. Uno, perché è stato spinto, è stato costretto a essere candidato lì. Qualcuno gli ha detto devi metterti in gioco perché dobbiamo assolutamente proporre un candidato, perché dobbiamo far fuori Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia dall'altra, eccetera eccetera, per cui si è candidato anche per questo motivo. Ma conoscendo tanta gente all'interno della giornata e conoscendoli molto bene, c'è anche un'altra prospettiva. Non dimentichiamo che fra un anno Nicola Finco, come tanti altri, potrebbe tornare a casa. Per cui proporsi come candidato sindaco e vincere le elezioni è un'alternativa più che valida, che farei anch'io al posto suo, sapendo che posso o diventare sindaco o tutto al più mantenere il posto che ho attualmente all'interno della Regione Veneto. E questo non c'è altro da dire. Queste sono le realtà politiche della Regione Veneto in questo momento.